here we are, and I think that we are really ready to start this live coverage featuring this close asteroid 2014 KH-39 that at Virtual Telescope we are going to cover. So I'm officially going to start this event. So good evening, ladies and gentlemen, Gianluca Masi speaking from the Virtual Telescope Project, and I'm very happy to welcome you to follow live in real time, thanks to the Virtual Telescope, the very close encounter between the Earth, our planet, and the small asteroid 2014 KH-39. This one is going to be, as I said, a close encounter, but without any risk at all for our planet, because yes, it is close, but this asteroid is still about 400,000 kilometers far from us. That is a bit more than our natural satellite, the Moon. Hopefully, we will be exploring this live thanks to our telescopes. There were some clouds at the observing site, but the weather was improving quite quickly, so I believe that we will succeed with this. So stay here and see what will happen. As usual, this event will be both in English and in Italian, because I have many friends in Italy. I'm Italian, of course, so I also want to make happy my own country. So welcome aboard. We are going to try to observe this asteroid live. So stay here and back in a couple of minutes. I still want to thank the technological partners of the Virtual Telescope. They are Unitron Italia Instruments, Software BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group, and Planewave Instruments. I also want to thank the space.com team, as well as Universe Today, and also EarthSky.org for featuring this live coverage. And I also want to acknowledge the ANSA Scienza e Tecnica, that is the most important press agency in Italy, their scientific team, and my friend Enrica Battifoglia for featuring together this event. So, again, thank you for coming, and let's hope that we will see this very fast flying asteroid across the stars. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, a parlarvi come di consueto Gianluca Masi del progetto Virtual Telescope, che vi dà il benvenuto a questa nostra nuova diretta, a questo nostro nuovo appuntamento che si propone, almeno confidando nel bel tempo, di osservare in diretta il passaggio ravvicinato dell'asteroide 2014 KH-39, scoperto pochi giorni fa, che proprio in questi minuti raggiunge una distanza relativamente breve, ma di assoluta sicurezza, pur sempre poco più di 400.000 km appena al di là dell'orbita della Luna. Questo evento naturalmente si propone, dicevo, di consegnarci qualche immagine in diretta. Poco fa c'era ancora qualche nube, ma confido naturalmente nella buona sorte. Desidero anche ringraziare i partner tecnologici del progetto Virtual Telescope: Unitron Italia Instruments, Software BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments, così come il team di space.com, Universe Today e airsky.org, per aver appunto accolto e diffuso la notizia di questa copertura live. E desidero ringraziare anche ANSA Scienza e Tecnica, con cui questo evento è condotto in partnership, in particolare la dottoressa Erika Battifoglia. Confido perciò che le condizioni meteo possano, per così dire, essere a noi favorevoli, dunque vorrei tentare magari di illustrare qualche piccolo dettaglio riguardo all'asteroide prima di passare al nostro tentativo di osservarlo, come facciamo quando possibile, in diretta proprio con i nostri strumenti. Come di consueto, l'evento si terrà sia in lingua inglese che in italiano, quindi ecco, oscilleremo un po' tra l'una e l'altra. Vi ringrazio per essere qui e vi auguro una piacevole serata. So we are really going to start and open this live coverage, and I'm already controlling the telescope, and the telescopes we are going to use are part of the Virtual Telescope project. Just want to show the telescopes here. We will be using the one on the right. It is a very powerful instrument. We have been using it for a few years now, and both these telescopes did a lot of science. I cannot count how many scientific publications were actually obtained thanks to the data gathered through the Virtual Telescope project. As I said, we will be using the one on the right, and it is a telescope which is a 17-inch telescope, so it will be quite powerful, and hopefully, if the weather will be with us, this telescope will help to capture, as I said, images of this asteroid.
The weather was not perfect when I started, and it was improving quickly. This is a telescope we are going to use, just to have a quick detail. So really, we are going to use this spaceship for our trip. So it is time for me to just check what is happening and hope that the weather, as I said, is there with us, making us happy. This is not always the case, but we hope at least that it will, the weather, as I said, will be with us. Let me see if I can just arrange things a bit better to run this event smoothly. Okay, I think that we are there. And hopefully, as I said, we will see the asteroid. And I'm going to start to use the telescope together with you. Dunque, questo è lo strumento che adopereremo per la nostra osservazione, è lo strumento principale del Virtual Telescope. Entrambi i telescopi sono decisamente attivi anche nella ricerca scientifica, davvero non conto più le pubblicazioni scientifiche che si rifanno ai dati ottenuti attraverso questi due telescopi, completamente a controllo robotico e completamente gestibili da remoto, da qualunque luogo del pianeta. Come dicevo, ci apprestiamo naturalmente ad iniziare la copertura, l'osservazione live del corpo celeste che ci ha portato qui, confidando naturalmente nel bel tempo. Questa sarà, se vogliamo, l'unica vera incognita. Sto giusto verificando i parametri ambientali per essere certo che non ci siano rischi, diciamo, di pioggia presso il sito osservativo, dal momento che è sempre questo il problema più importante. Volevo giusto fare un ultimo controllo, dopodiché ci apprestiamo anche ad aprire la condivisione delle immagini, auspicando che, appunto, come dicevo, prevalga il bel tempo rispetto alle condizioni magari non sempre favorevoli che nell'ultimo periodo dell'anno in particolare abbiamo sempre e comunque dovuto affrontare. Dunque, apro anche la condivisione delle immagini e passo naturalmente a condividere con tutti anche la console del nostro strumento. Vediamo di recuperare la console di comando. Eccola qui. So we are now ideally sitting at the telescope. I see that there are some stars. I will be giving you explanations soon. I must say that we have clouds in the direction where the telescope is pointing, so I'm not sure that we will have enough transparency to show this asteroid, because this asteroid is quite faint. It is much, much fainter than the faintest star you can see by naked eye from a very dark place. So this is a very difficult observation, also because, and that is a very adding factor, the asteroid is moving very fast, as you can see. The telescope is very advanced and it is able to ideally track this asteroid, and we hope that this will help us just to see it. Actually, I see that the asteroid is a bit visible, but it is superimposed to a number of stars. This is a truly, truly critical observation. Let me see. I see the asteroid, so I will be happy with this. This is a very, very special image, friends. And here it is, the asteroid. This is a very small dot of light, but please understand how hard it is to take such a dot of light. I will try to put the object a bit enlarged in the very center of the field of view.
The very small dot you see superimposed to a trail is the asteroid. L'asteroide visibile al centro, molto debole, sovrapposto ad una traccia stellare. È difficilissima questa osservazione perché spostandosi l'asteroide così rapidamente, la facilità che praticamente passi su una stella e che quindi finisca col mimetizzarsi è decisamente, decisamente elevata. Proverò poi a ridurre magari il tempo di esposizione per cercare di rendere questo effetto possibilmente meno evidente, anche se ovviamente ridurre il tempo di esposizione significa raccogliere meno luce ed essendo questo asteroide alquanto debole, ciò potrebbe rivelarsi non proprio ideale, ma tenteremo ovviamente qualche compromesso. But we are happy because we see already the asteroid. It is a very small one, 25 meters, the best estimates of its diameter. It is a bit larger than the asteroid who did what you know in Chelyabinsk last year, 2013 in February. That was a bit smaller. This is a house size asteroid, just to give you an idea. Let's see if the next image will show this object again well. This is a very hard, difficult observation, let me say, and the telescope here is showing that it is truly a fantastic telescope, able to track this very critical object. I don't expect a darker image because, of course, we are just in the twilight, but I see it much better. Now we can see the asteroid very well. The asteroid again is in the center of the field of view. Wonderful capture by the virtual telescope. Trust me, as a professional astronomer, I can say that this one is a very difficult and fantastic capture. L'asteroide è perfettamente visibile ora al centro della ripresa. Come dicevo, si tratta di un'osservazione estrema. Questa immagine dimostra peraltro l'assoluta levatura tecnologica dei nostri telescopi, capaci di seguire un oggetto che si sta comunque muovendo ad una velocità impressionante all'interno di questo ricco campo di stelle. Tanto per renderci conto di dove stiamo guardando, in quale posizione del cielo si trova, ecco, siamo tra le stelle di Cefeo, costellazione tardo estiva autunnale, anche se di fatto è sempre visibile nei paraggi della stella polare. Come vedete, stiamo guardando l'oggetto dove si trova il mirino giallo del telescopio, non lontano proprio dalla stella polare. Anzi, proviamo ad aggiungere, questo potrebbe tornarci molto utile, anche qualche nome delle stelle più appariscenti che ci danno magari anche un maggior senso di realismo. Here it is the position of the asteroid. It is in Cepheus constellations, not far from the Polaris star. So we are looking north in a portion of the sky which is better visible early in the evening in autumn. So we are there now with this asteroid. I want to put the asteroid back. A new image is coming. Very happy that this image really capture a disaster aid in such a memorable way, and let's see what will happen with the next one. I don't know if a star is going out to cross the asteroid light. We will see together. Then I will just try also to reduce the exposure time. Maybe we are lucky again. Let's see if this is the case or not. Yes, we are lucky again. The asteroid is still there, very, very well visible. Not too bad, friends. Una nuova immagine che mostra questo asteroide da 25 metri di diametro che in questo momento, in questi minuti, sta viaggiando alla distanza di circa 420.000 chilometri dalla Terra. Dunque stiamo osservando un oggetto relativamente vicino, diremmo pure molto vicino se ci confrontiamo con le scale ordinarie di distanza, ma pur sempre dicevo una distanza di sicurezza, quindi nessun rischio, come sapevamo già sin dal momento della scoperta. This asteroid is right now approaching the minimum distance and it is at about 400 and thousands of kilometers from us. To be more accurate, I must say 420 more or less thousands of kilometers, a bit more than the average distance of the moon, and we are seeing it in such a beautiful way
thanks to the Virtual Telescope Facility. I must say that I'm truly amazed to see what our telescope is able to do every time we really ask it to do something extreme. This object is really something extreme. You can see how fast it is moving, how hard it is to track it, looking at the stars. What is happening? The telescope is tracking the asteroid, so the stars on the background are just trailing. And this is the so-called apparent motion, because of course this one is moving because it is close. So it is moving from an angular point of view very, very fast. Okay, but the telescope, as you can see, is handling it in such a truly memorable way. Let's hope that the next image again will show the asteroid without any star just covering it. We will see together. I just add the two. Okay, I think that this one is even an amazing picture. Yes, the asteroid is there, very well visible. Let me see if I can just reduce the magnification, but I think that the better is just to have it here. Una nuova immagine con l'asteroide che peraltro sta proprio in questi istanti per toccare la minima distanza. Questo asteroide è stato scoperto qualche giorno fa dall'osservatorio di Mount Lemmon in Arizona, proprio nel corso di un progetto di ricerca che mira a incrociare, a osservare questi oggetti che tecnicamente, in via teorica, possono naturalmente rappresentare anche un pericolo per la Terra laddove dovessero trovarsi in rotta di collisione con il nostro pianeta. This asteroid was discovered a few days ago by a special survey looking for inert asteroids, Mount Lemmon Observatory in Arizona. And here it is, this object, which is fading pretty fast, I must say. But our telescope is truly doing a fantastic job tracking it, and I'm very happy for such a coverage. For me, every time that I see this amazing performance, I see confirmed the effort we started a few years ago when we did this. I want to remind you that the Virtual Telescope is running on a volunteer effort without any financial support by institutions, and we welcome donations to keep this scientific work as well as science communication and public outreach alive. So if you like what we do, please just donate whatever you want, if you can, and we will use your support to keep everything running. A new image is coming. Let's see what will happen. Now we have the asteroid just with a star involved, because you can see that the trail of the star in the center of the field of view is just showing, as I said, a brighter dot, and that is the asteroid superimposed, of course, to the trail of the star. Not bad, I must say. We are really having fun. Siamo ancora sulle tracce dell'asteroide, che in questa immagine si vede come un piccolo nodulo più luminoso al centro sempre dell'immagine, sulla traccia di una stella. In questo caso vi è una sovrapposizione, direi, quasi esatta, quasi perfetta, per cui solo indirettamente riusciamo a osservare l'asteroide, il passaggio dell'asteroide, in questo caso sulla traccia, o meglio sarebbe da dire che in questo movimento che deriva dal fatto che il telescopio sta inseguendo questo piccolo masso, ecco, la scia della stella ha incrociato proprio l'asteroide stesso. È come dire che l'asteroide grossolanamente è transitato dinanzi alla stella. Non è detto che sia stata geometricamente un allineamento perfetto, però quanto basta, dicevamo, per renderlo così un po' più critico da cogliere. Ovviamente siamo in una vera e propria selva di stelle. La regione di cielo che l'asteroide sta attraversando, che ricordiamo essere nella costellazione di Cefeo, non è lontana dalla traccia della Via Lattea, come vedete sul basso, la regione di Cassiopea, e questo ovviamente rende il campo pienissimo di stelle. La probabilità di questi incroci è notevole. As you can see, the asteroid is approaching the Milky Way. This is why we have a lot of stars in the background, and this is making our chances to see it free from star trails harder and harder, but
It is also funny to see when the star is not too bright, the asteroid has a dot of light, a knot of light along the star trail. A new image is downloading right now, and let's see if the asteroid... Okay, here we have the asteroid, and it is very close now to the star trail, but clearly visible. As I said, this object has the size is a bit larger than the asteroid which exploded in the sky of Chelyabinsk, Russia, you know, on February 2013, just to give you an idea. This is a 25 meters, likely 25 meters object, and now, again, you can see a dot of light in the center. The dots you see on the right, just to give you an explanation, are so-called hot pixels. They are due to the physics of the detector we are using to image. They are not astronomical objects. While the one in the center is the object. You can see that the object is every time there at every image, while the other dots are randomly jumping, and this is showing that they are not physical objects. They are just, I would say, thermal noise in the detector. L'asteroide in questo caso, dicevamo, si trova molto prossimo alla posizione, alla traccia di una stella, ma comunque è separato. Questo ovviamente ci aiuta a notarlo. Sulla destra ci sono degli altri punti di luce, lo dico a beneficio di quanti seguono, non sono sorgenti astronomiche, ma sono dei pixel generati dalle proprietà fisiche del sensore di silicio che a causa della temperatura, del calore, produce queste cariche spurie. E riconosciamo che immagine dopo immagine l'asteroide è confermato in quella posizione, mentre i vari puntini, per così dire, tutti intorno, che a primo sguardo sembrerebbero uguali, anche se a guardare bene non lo sono, saltellano a caso un po' ovunque, proprio perché il loro meccanismo di produzione è completamente casuale, mentre l'asteroide è lì, è presente, è un corpo fisico. Gli altri punti, i pixel caldi, no. Una nuova immagine in arrivo, tanto per comprendere se abbiamo o meno l'oggetto. Eccolo, perfetto. And I will say that this one is the image of the minimum distance. Namely, we are, as you can see, at the time of minimum distance. That is 20 and 10 universal time. So nominally we have covered with this image the minimum distance of 1.14 times the distance of the moon. Con questa immagine di fatto abbiamo colto formalmente l'avvicinamento massimo alla Terra, pari a 1.14 distanze lunari, stando alle valutazioni del Minor Planet Center. So così possiamo certamente ritenerci felici e soddisfatti per aver osservato l'asteroide 2014 KH39 in diretta grazie al Virtual Telescope esattamente nel momento in cui raggiunge la minima distanza. Da questo momento in poi riprende ad allontanarsi. Lo sapevamo già, ma quelli che si ostinavano a temere un impatto da questo momento in poi devono ammettere che avevano sbagliato. So, this image we officially covered the minimum distance of the asteroid, as I said, 1.14 times the distance of the moon, that is about 420,000 of kilometers. And those believing, no matter the explanation of the astronomers, that this asteroid was going to hit us, from now they should admit they were wrong. The asteroid is leaving us by this very moment. And again, we are tracking it very, very beautifully. The sky has been kind, I must say, and as you can see, the object is very well visible, and we are going to take another image. The telescope is taking it for us, and as I said, this object is pretty faint. I will give you some more details as soon as the next image will be here with us. I just want to be ready to adjust it. Oh, wonderful image again, with the asteroid very well visible in the center. Just let me make the background a bit darker. Una nuova immagine mostra ancora l'asteroide sovrapposto, tecnicamente una traccia piuttosto debole, ma di assoluta facilissima lettura.
Vorrei proporre giusto qualche dato che riguarda questo asteroide. Dicevo, l'asteroide è stato scoperto il 24 maggio da Mount Lemmon Survey in Arizona e volevo giusto risalire ai dati del Jet Propulsion Laboratory per verificare alcuni parametri aggiornati che possano essere magari di interesse per coloro che seguono questa diretta. I'm just going to check a few more details. Here it is. Okay. Questo disaster is just moving with a relative velocity, relative to the Earth, of course, of 11 km per second. La velocità relativa con cui questo asteroide si sta spostando in questo momento rispetto alla Terra, stando alle stime del JPL, è di 11 km al secondo. Naturalmente la distanza ridotta fa sì che angolarmente noi lo vediamo molto rapido tra le stelle. Questo è il motivo, dicevo, per cui a guardarlo si notano quelle stelle così rapide. Ancora un piccolo salto sul sito del Minor Planet Center, volevo produrre un'effemeride per darvi un po' un'idea sulla velocità angolare con cui l'asteroide si sta muovendo. I'm just going to check how fast this one is moving from an angular point of view, just to give you a better idea about the Earth task that the telescope is doing for us right now. Okay, let me take this very moment. So, this asteroid is moving right now at a rate of more than 300 arc seconds per minute. This can sound strange to those not used to astronomy, but just in a more easy way, in 10 minutes this asteroid is moving of 1 degree. If you prefer, in 5 minutes, okay, 5 minutes this asteroid is covering the apparent angular size of the lunar disk. Considerando la velocità apparente con cui l'asteroide, la velocità angolare con cui questo asteroide si sta muovendo, di circa 300 abbondanti secondi d'arco al minuto, un sottomultiplo del grado, e per renderci meglio conto di questo, in 5 minuti l'asteroide, che vediamo ancora benissimo in questa immagine, si sta spostando in cielo di un angolo pari al disco angolare della luna piena, quindi una rapidità davvero davvero notevole. Questo ribadisce le assolute, perfette, performance del nostro sistema. The telescope we are using for this light coverage, as I said, is this one. It is tracking the asteroid 2014 KH39 live and as you can see, the results are breathtaking. Questo è l'asteroide che sta attualmente osservando per noi il corpo celeste, l'asteroide 2014 KH39. Lo sta facendo con performance mozzafiato, come vediamo, mentre ci prepariamo ora a ricevere una nuova immagine dal nostro strumento. Ecco che ancora l'asteroide si sovrappone capricciosamente alla traccia di una stella, ma rimane comunque evidente e ben visibile. Volevo per un momento tornare a leggere qualche altro dato dal sito del Minor Planet Center e del Jet Propulsion Laboratory, just to provide you a bit more of information. Asteroid is a near-Earth asteroid, as we call them, okay? And this is an Apollo near-Earth asteroid. And I just want to show you what is an Apollo near-Earth asteroid is. And here you can see a few small sketches, just giving you a better idea about what I'm saying. Okay, just adjusting something in the image. As you can see,
Once you have the Earth orbiting the Sun, a near Earth asteroid approaching you, approaching the Earth of the orbit, is classified in four different boxes, you see, and the Apollos, the class, including the asteroid we are tracking, as you can see, has an orbit which is crossing basically the Earth orbit. It is coming closer to the Sun than the Earth, but the orbit is the larger part of the asteroid orbit is outside our orbit. And this image, this diagram from the JPL is, I must say, pretty clear to showing you what we are talking about. The Apollo is a truly Earth-crossing asteroid. You can see that the orbit of the asteroid and the orbit of the Earth, as well as for the Aten class, are really going to cross. Basically, they are really potentially crossing, even if very, very often you really don't have a perfect cross. Luckily enough for us. But I want to go back to show what we were tracking here, friends. So let me go back and see where our asteroid is. I have to adjust again contrast and brightness because the night is of course improving. And again, here, the asteroid is just superimposed to a star. Let me see if I can adjust this. But I must say that the situation is going to be harder and harder because the asteroid is going away, so its brightness is just fading. Also, it is setting, so it is lower and lower above the horizon. And now, as you can see, it is pretty difficult to spot. But again, it is there. Let's see what the next image will bring to us. Let's hope an image without any star. Then I will start another sequence with shorter exposure times that likely will help us to have less star interferences. The shorter the exposure, the lesser, the shorter the length of the star trail, so the lower the probabilities to have the trail just hitting and crossing the asteroid image, the asteroid dot. Let's see this next image, then I will stop. Oh, this is a truly fantastic one. Let me say this is the B sequence, just for the record, and let me start a 90 second exposure, but let me show this one because this is superb, my friends. I'm sure you understand how beautiful this image is, even without being an astronomer. Trust me when I say that this is truly fantastic. This asteroid is moving at an angular speed of 1 degree every 10 minutes. Despite this, our robotic telescope is just taking it fixed, frozen at the center of the field of view. Questa immagine mostra splendidamente l'asteroide 2014 KH39 che pur muovendosi a una velocità angolare apparente di 1 grado ogni 10 minuti, due diametri lunari come angolo, sta tenendo perfettamente centrato l'oggetto, ribadendo l'assoluto grado di eccellenza della strumentazione del progetto Virtual Telescope, al quale chi vuole può contribuire attraverso libero supporto, libere donazioni, visto che tutto il lavoro si basa su mera attività di volontariato senza alcuna forma di finanziamento istituzionale. Per amore di scienza e conoscenza, amiamo trasmettere in diretta eventi simili e diamo il benvenuto e ringraziamo coloro che ci supportano appunto con le loro donazioni, ritenendo utile questo lavoro. Attendiamo la prossima immagine. Ecco che potrebbe
Abbiamo ridotto a 90 secondi, dunque è normale dover riaggiustare il tutto. E l'asteroide non ci delude, lo cogliamo sempre nella stessa posizione. Anzi, io direi che possiamo addirittura magari provare a ridurre a 60 i secondi di esposizione. Ecco, così sarebbe bello riuscire a contenere, far sì che dentro il campo di vista, che peraltro è un po' zoomato, rimanesse una singola traccia stellare, che forse dà meglio ancora una sensazione di movimento. I managed to reduce again the exposure time. We started with 2 minutes, then I tried 90 seconds, now 1 minute. Hopefully this will help just to keep a single star trail inside the zoomed field of view. This is maybe a better thing to have a better idea of what is happening, just to give you another natural sight. Here it is, the asteroid in scale one by one. This is a fantastic image, I must say. The asteroid is in the center, but let me wait for the new image coming now. I will have to adjust brightness and contrast for sure as I change the exposure time. Don't worry, we need just to adjust things here. Well, I think that the best was with 90 seconds, so I'm just going to put again 90 seconds. Then, if you don't mind, I would like to reload the image I had earlier. It was the number 19, here it is, because it was just a very nice one. This one is truly fantastic. You can easily see the object here. Really no troubles. And I must say that this is a truly wonderful coverage. I must say that I am very happy that all this is happening live with us. Thanks, as I said, to this telescope, which is doing very well its job for us. I just wait for the next image. Let's wait, and we are approaching the conclusion also of the live coverage. Attendiamo una nuova immagine. Ecco, il telescopio la sta per mostrare e vediamo che la luminosità dell'asteroide è cangiante. Ovviamente da queste occhiate preliminari non è scontato magari confermarlo, ma questo potrebbe significare che l'asteroide è in rapida rotazione e nel corso di questa rapida rotazione, immagine dopo immagine, sta spedendoci indietro frazioni variabili della luce solare. A questo ovviamente si sovrappone però anche il trend di diminuzione della luminosità apparente di questo oggetto. As you can see, the asteroid is sometimes brighter, sometimes fainter. This is not strange, it just means likely we should confirm this with more accurate measurements. We have not the time here, but in principle this is not strange because the asteroid is likely rotating pretty fast, likely in a tumbling fashion, a chaotic fashion. So it is image after image, it is reflecting to us very different amounts of light. This is why from image to image you can see huge differences. All this superimposed to the fading trend we know because the asteroid is just leaving. Let's wait if the new image will show better the asteroid or not. Attendiamo la nuova immagine per vedere se l'asteroide sarà più o meno meglio riconoscibile.
Ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo con questa splendida copertura in diretta dell'asteroide stesso. Ecco, ora lo vediamo decisamente meglio e questo dimostra chiaramente che l'oggetto è oggettivamente dotato di una rotazione rapida. Basta, come vedete, un'immagine, un 90 secondi di distacco d'immagine per vedere campionare momenti diversi della sua rotazione, porzioni diverse della sua superficie e di conseguenza percentuali diverse di luce riflessa dal Sole. Più sezione, più porzione di asteroide vedo, più luce sto ricevendo, perché quella porzione di asteroide sta riflettendo a me luce dal Sole. Se me ne sta mostrando di più di superficie, mi invia anche più luce. As you can see, now this asteroid is brighter again, just meaning that the asteroid is really rotating fast. The larger the area we are seeing, the larger the amount of light that area is just scattering to me. So, rotating, I will see very different amounts of area of the asteroid surface, I must say, and so very variable amount of light from the asteroid. I must say that we are really going to keep this event really as a good memory for such a wonderful performance. Very beautiful one. And let's see what will happen at the next update. As you can see now, the sky is a constant background because basically the twilight ended. I like just to give you explanations of what is happening. Ora vediamo che le immagini di volta in volta non hanno nemmeno bisogno di riaggiustamenti del background del fondo, perché ormai il crepuscolo è terminato, quindi non c'è più la variazione di luce, non c'è più il cielo che si scurisce, che stavamo inseguendo immagine dopo immagine. Ora il crepuscolo è finito, il fondocielo ha acquisito sostanzialmente, a meno di nuvole o altri fattori atmosferici, come dire, non standard, ha assunto la sua luminosità ordinaria, con tanto peraltro di presenza di una modesta falce di luna crescente. Attendiamo un'ultima immagine mentre ormai ci avviamo alla conclusione di questa diretta. Abbiamo seguito con assoluta perfezione, comprendendo tra l'altro un'immagine quasi accuratamente centrata nel momento di minima distanza che l'asteroide ha raggiunto esattamente 20 minuti fa, a 1,14 distanze lunari. Al naso dovrebbero essere circa 410-420 mila km. Ora l'asteroide si sta allontanando, sapevamo già ovviamente che non c'erano rischi di impatto, di collisione e quant'altro, e lo stiamo pian piano vedendo sfilare via grazie alle prestigiose prestazioni dei nostri strumenti disponibili presso Virtual Telescope, www.virtualtelescope.eu. We are just going to approach the end of this live coverage. We really had a fantastic experience. We covered in a wonderful way the full event, especially covering the very same moment of the minimum distance of 1.14 times the distance of the moon, about 420,000 kilometers. And we were happy with this. I must say that it turned out to be such a fantastic experience. And again, the sky was kind and generous with us. And I hope that you had fun. As I said, this one was not going to hit the Earth. What we are seeing is not surprising. We knew the asteroid after touching the minimum distance we just observed is on its way away from us. So we had the pleasure to just cover it in real time, and it is time for me just to switch to normal operations. So here we are. And I was very happy that we really had such a fantastic experience. And I hope that you had fun with us tracking asteroid 2014 KH39, that fantastic, funny 25 large asteroid sweeping so far, so fast, and brushing our planet from a close but safe distance of a bit more than 400,000 kilometers. Everything worked well. I want to thank the technological partners of the Virtual Telescope, Unitron Italia Instruments, Software BISC, Badr Planetarium, Santa Barbara Instruments Group, and Planewave Instruments.
And also I want to thank space.com, Universe Today, and earthsky.org for featuring this event that was run in a joint collaboration together with Erika Battifoglia of ANSA Scienze Tecnica, the most important press agency in Italy. I really hope that you had fun. If you like what we did, if you want to contribute to supporting us, keep in mind that we really do not have any funding. We can run and pay the bills just thanks to the small donations we receive from time to time from you, the public. If you found this rewarding, you are welcome to consider donations, being sure that what you donate will contribute to the Virtual Telescope project, now one of the leading projects broadcasting the universe live. And in a few years, we just reached several millions of individuals from more than 200 countries. Basically, we reached every country on this planet. Thank you for coming. It was fantastic. I hope that you will have another run with us, and I wish you a very nice day, night, evening, wherever you are on this beautiful planet. But keep in mind, keep looking at the stars. Thank you very much. Gianluca Masi, Virtual Telescope, wishes you the best. Ci apprestiamo dunque alla conclusione. È stato, a mio parere, un evento memorabile, una copertura eccellente. L'asteroide non si è negato, l'abbiamo osservato minuziosamente bene. Desidero ringraziare i partner tecnologici del nostro progetto, Uniton Italia Instruments, Software BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments, così come desidero ringraziare space.com, Universe Today, earthsky.org per aver accolto, ospitato e diffuso la notizia di questo evento, che si è svolto, come ormai di consueto, in collaborazione con ANSA Scienze Tecnica, e ringrazio in questo la dottoressa Erika Battifoglia. Ricordo che il progetto Virtual Telescope si sostiene soltanto grazie ai contributi volontari di coloro che reputano meritevole la sua missione di diffusione della cultura scientifica, non avendo nessun'altra forma di finanziamento. Ringrazio quanti negli anni hanno permesso a questo progetto di sostenersi, e nei quali anni abbiamo portato la visione dell'universo a milioni di persone in oltre 200 paesi del mondo, tra di questi che fanno di Virtual Telescope la facility, la struttura in assoluto più all'avanguardia e a quanto pare efficace nella condivisione in tempo reale di fenomeni astronomici al mondo. Da parte del sottoscritto Gianluca Masi è tutto, auspico che vogliate rimanere ancora con noi nelle prossime attività. Detto questo, vi auguro una buona serata e naturalmente vi invito sempre a tenere sotto controllo il cielo ed ammirare la bellezza e la magia del firmamento, magari salvaguardandolo dalle luci inquinanti che si ostinano a mandare luce in cielo dove non serve e a mandare in fumo nel nostro bel paese ogni anno 500 miliardi di euro. Grazie ancora, buon proseguimento di serata e arrivederci.